In archivio la Camminada Poesie Refuge 2022, impegnativo e suggestivo come sempre il percorso con 33 km, 1600 metri di dislivello positivo partendo dal lago di Misurina e passando per i rifugi Auronzo, Lavaredo, Locatelli e via fino al Carducci, arrivando infine al traguardo al lago di Auronzo. La storica gara di corsa in montagna organizzata dalla sezione Cadorina di Auronzo del Club Alpino Italiano ha richiamato domenica quasi 700 concorrenti per un'edizione che ha segnato i 49 anni dell'iniziativa. A iscrivere il loro nome nell'albo d'oro il trevigiano Enrico Basso e la bellunese Martina Darinzanco. Sono molto contenta, oggi rispetto all'anno scorso sono un pochettino più stanchetta dalla stagione. L'anno scorso con la scusa del Covid c'erano anche meno gare, quindi adesso arrivo i primi di agosto che inizio a sentire le fatiche. Non potevo fare a meno di correre in casa. È un po' difficile perché è da un anno e mezzo che ho iniziato a correre in montagna, quindi è una sorpresa enorme per me oggi essere qua davanti a tutti, anche perché non me l'aspettavo minimamente, sono partito col mio passo. Felicissimo, felicissimo, bellissimo. La Camminada di domenica era stata preceduta sabato 6 dalla versione Kids Memorial Enrico Vecellio Tagliarezze, gara sui 2,5 km lungo il lago di Auronzo riservata agli under 13. Oltre un centinaio i giovanissimi atleti che vi avevano preso parte nonostante la pioggia battente, più che positivo il bilancio dell'organizzazione. È stato un grande successo, fortunatamente il tempo ci ha graziato. Qui alle mie spalle potete vedere il ponte sul quale sono arrivati i concorrenti. Il successo è stato strepitoso anche perché i giorni precedenti le precipitazioni piovose avevano in qualche modo un po' compromesso il percorso, però siamo riusciti con i volontari a sistemare tutto. Speriamo che il prossimo anno si possa ripetere l'esperienza con un numero ancora maggiore e con un successo strepitoso come quest'anno.